diciamo non c'è molto da essere studiosi, perché la norma mi sembra, diciamo, la norma è chiaramente il frutto di una certa improvvisazione. Questa riforma della legge Pinto, per quello che si sa, è nata nell'ambito del MEF. Credo ci sia stato un gruppo di studi al quale però non ha partecipato né nessun avvocato amministrativista né alcun giudice amministrativo. Allora, questa riforma sostanzialmente nasce ed è detto molto chiaramente, è inserita anche nella legge di stabilità, quindi con un fine di contenimento della spesa discendente appunto dall'applicazione della legge Pinto, e questa finalità, diciamo, ha seguito nella riforma tre strade. La prima è quella di introdurre dei rimedi preventivi, fra i quali anche il 71 bis. Perché? Perché, diciamo, secondo una giurisprudenza della CEDU, in pratica, cioè la CEDU in realtà in questi anni, la Corte europea, ha sempre sottolineato il fatto che un meccanismo puramente monetario e compensativo come la legge Pinto, in una situazione in cui invece i ritardi derivano da una situazione strutturale, sono in sé delle misure inadeguate. Ed essendo delle misure inadeguate, ha sempre cercato di sollecitare l'introduzione di strumenti di accelerazione più o meno strutturali, ma anche, diciamo, di tipo provvisorio, cioè di misure provvisorie di questo tipo, cioè una specie di scambio celerità contro una maggiore sommarietà della cognizione, dei riti, della stessa motivazione. E rispetto a questo profilo, ad esempio, c'è una sentenza che è citata più volte, anche se non è come la maggior parte delle sentenze della CEDU che non riguarda l'Italia non è mai stata tradotta, perché il sito del Ministero della Giustizia che provvede alla traduzione delle sentenze CEDU lo fa solo per quelle dirette contro l'Italia. E in questa sentenza praticamente il governo greco, che aveva subito una serie di condanne, escogita accanto alle misure compensative una misura sostanzialmente transitoria, per la quale tutti i ricorsi che pendono da più di 24 mesi, in pratica per questi si decide di anticiparli rispetto a tutti gli altri e di fissarli entro 6 mesi, e poi con la possibilità di un solo rinvio nei 3 mesi successivi. Contemporaneamente si fa il divieto di fissazione di tutti i ricorsi che invece hanno una pendenza minore di 24 mesi, tranne quelli che vengono individuati in una particolare lista che appunto delimita quelli che sono i casi di maggior urgenza, nei quali però non si può fissare, credo, più di un terzo appunto di questo, un terzo delle cause rispetto a questo numero totale inserito in lista, riguardante le materie inserite in lista. Allora, prendendo spunto probabilmente da questa, anche da questa sentenza, ma che comunque aveva dei precedenti, visto che già in precedenza l'istanza di fissazione dell'udienza era, cioè l'istanza di prelievo era considerata una condizione per ritenere il comportamento per addossare le conseguenze della durata eccessiva del processo in capo all'amministrazione, o meglio all'amministrazione della giustizia, e quindi allo Stato italiano. Questa è una prima direzione
della riforma, cioè creare dei rimedi preventivi in modo tale che tutti i casi per i quali non sono stati esperiti questi rimedi, ma questo anche in sede civile e in sede penale, in tutti questi casi non è ammissibile dare la stessa richiesta di indennizzo. La seconda linea è invece di ricostruire tutta la giurisprudenza della Corte di Giustizia e ha individuato tutta una serie di casi per i quali non è ammesso l'indennizzo. Questo sia per il comportamento della parte che può essere, aver dato luogo essa stessa ai ritardi, per difficoltà oggettive straordinarie dei tribunali, oppure ancora, per quello che viene chiamato, quello che è in gioco, i valori effettivi delle cause, ciò che effettivamente costituisce un danno, un documento per la parte che subisce il ritardo, e quindi si sono ricostruite tutte queste ipotesi e escludono o possono escludere, se non si prova il contrario, l'indennizzo o comunque determinarne una forte riduzione nel quantum. La terza linea è quella dell'esecuzione. Allora, sull'esecuzione bisogna dire che questo era un tema che per il giudice amministrativo di primo grado era abbastanza importante, perché per un certo periodo, ma credo che la cosa non si spegnerà del tutto, siamo stati sommersi da ottemperanze di decreti prima e poi di ordinanze della Corte d'Appello. Ora, qui c'è una novità che secondo me è una soluzione che io condivido, e cioè di abbandonare la competenza territoriale ex articolo 11 del codice di procedura penale e invece di riprendere la competenza, del processo civile. Questo che cosa comportava? Comportava dei strani fenomeni, per cui a Perugia, siccome arrivavano tutte le ottemperanze relative siccome Perugia decideva i ritardi di Roma, del distretto della Corte d'Appello di Roma, praticamente poi al TAR di Perugia arrivavano tutte le ottemperanze dei ritardi di Roma, e quindi un piccolo TAR doveva far fronte invece a ritardi di un grande ufficio o di un complesso, molto vasto di uffici giudiziari. Quindi questo tipo di incoerenza è stato eliminato, anche perché secondo me non c'erano assolutamente i presupposti per andare ad applicare l'articolo 11 del codice di procedura penale. E l'altra misura è che qui, si introduce una fase amministrativa prima di quella giurisdizionale, quindi si impone anche con semplificazioni e una certa, normalizzazione delle istanze, una previa richiesta all'amministrazione, che mi sembra, in questo caso fosse un metodo. Perché per quello che so non è tanto un problema di fondi, ma è un problema proprio di razionalizzazione di procedure e di personale di tipo contabile che può far fronte a questi pagamenti. C'era stata una misura di distribuzione dei compiti di pagamento alle singole corti d'appello, che però evidentemente aveva fatto anche perdere un po' il senso delle priorità, perché ogni corte d'appello poi alla fine si regolava in modo proprio. Allora, a questo punto si individua come strumento, come rimedio preventivo, l'istanza di prelievo, che ripete appunto una scelta che comunque già esisteva.
però si aggiunge qualcosa di nuovo, si aggiunge un effetto diretto che è quello della possibilità di una sentenza semplificata in Camera di Consiglio. Ora è chiaro che, diciamo, non voglio neanche stare qui troppo a rimarcare una certa, cioè proprio una certa pressappochismo dell'operazione. Però quello che voglio invece sottolineare, perché è un dubbio che ricorre, è che il testo chiaramente si riferisce sempre alla stessa istanza di prelievo, e sempre il 71 bis consegue, ha degli effetti, cioè prevede degli effetti che però sono sempre collegati allo stesso, la stessa istanza di prelievo dell'articolo 71 terzo comma, che come tale viene definito. Allora, se l'istanza di prelievo è unica, l'istanza di prelievo significherà anche, questo secondo me, che la risposta alla domanda chi è che si occupa poi di finalizzare tutta questa fase procedurale, la risposta è che in realtà la competenza è sia del presidente sia del collegio. Voglio dire che, essendo un'istanza di prelievo, l'istanza di prelievo tuttora necessita di un esame dell'urgenza, e quindi sarà il presidente a verificare se è urgente o non è urgente. Dopodiché potrà verificare, se questa è la mia ipotesi, potrà verificare se in astratto è possibile, suscettibile di una decisione in Camera di Consiglio. Perché? Perché il contraddittorio è completo, perché l'istruttoria è completa, perché la questione è già stata definita, è unica. E se ci va, anche le interruzioni fanno parte di questo nuovo modo di dialogare e di nuovo modo di fare, più che convegno, di confrontarci. Ed è utile, della presidentessa, già, come ho detto, l'ho soppressa dai titoli di testa, quindi già sono con la coscienza un po' così sporca, però non sono d'accordo, e non perché abbia chiamato in causa il presidente, ovviamente, anche perché fra l'altro sarebbe autolesionismo per quanto riguarda le cause della tua sezione. Perché non sono d'accordo? Perché forse, se ho colto il senso della domanda dell'avvocato De Marco, non era sicuramente partiamo dal presupposto che la norma è fatta male. È utile, perché altrimenti non ragioniamo, se vogliamo essere noi ligi e rigorosi, ad una cosa che è fatta senz'altro con pressappochismo. Allora, come dicevo prima, forse va gestita. Gestita significa dare un'interpretazione compatibile sempre con la lettera e con lo spirito della norma, però che consenta di renderla funzionale. Allora, forse l'esigenza che rappresentava l'avvocato De Marco è al senso opposto. Sicuramente, in maniera, dicevo, rigida, la presentazione dell'istanza di prelievo comporta come effetto automatico la possibilità che scatti il 71 bis, ma era un qualcosa che l'avvocato forse intende dire all'incontrario: se io voglio evitarla questa possibilità, non voglio proprio che il collegio o il presidente valuti questa possibilità. Qual è la soluzione che invece io propongo, e poi ovviamente ripasso la palla, di primo criterio, stabilire che solo l'istanza qualificata fa scattare il 71 bis, cioè nel sottolineare l'urgenza, che fra l'altro manco quella è la stessa della sentenza breve, perché non poche volte in Camera di Consiglio noi, a fronte delle esigenze di urgenza rappresentate dalle parti, diciamo: queste esigenze supportano tutto al più un'istanza di prelievo, ma non il danno grave e irreparabile che
deve essere configurato per l'accoglimento della sospensiva. Quindi l'urgenza non è la stessa. Allora si può, secondo me, c'è lo spazio per poter, ripeto, far scattare il meccanismo 71 bis solo se espressamente richiesto dalla parte. Così forse contemperiamo le due opposte esigenze. Dobbiamo fare due tipi diversi di istanza di prelievo. No, un'istanza di prelievo alla quale si aggiunge, se si vuole, anche ai fini del 71 bis. Oppure, se proprio vogliamo essere precisi, non ai fini del 71 bis, ma questa è una battuta. La sola istanza di prelievo, secondo me, se concordiamo in una sorta di protocollo, il primo criterio, l'istanza di prelievo tal quale vale solo come istanza di prelievo secondo comma articolo 71, l'istanza di prelievo qualificata vale anche ai fini del 71 bis, il Presidente può tranquillamente operare con diciamo sicurezza di tutti. Basta che chiedo l'udienza e non farvi trovare una sentenza breve laddove per voi è il massimo della sventura. È vero, certe volte. Se il Presidente non mi avesse interrotto saremmo arrivati anche a questo punto. Cioè, è questo lo spirito che voglio io. Sì. Dare fastidio. È la Camera di Consiglio, questo allora io sono partita dal presupposto che l'istanza di prelievo è unica, che ha, cioè rimane tale, quindi la prima cosa che bisogna verificare è l'urgenza. Dopodiché, in questo caso, la seconda aspetto che si può che si deve considerare è se è suscettibile di sentenza breve e quindi se esistono i presupposti. Però naturalmente questi presupposti non è che sono, diciamo, d'ufficio individuati dal Presidente, sono individuati laddove dipende da come è fatta l'istanza. Perché l'istanza che prima aveva base doveva solo sollecitare sotto il profilo dell'urgenza, oggi deve sollecitare sotto il profilo anche della possibilità di deciderlo in Camera di Consiglio, che potrebbe essere una scelta che va più che bene a una serie di ricorrenti, oppure che invece la materia, per come la vede anche il difensore, che la materia, invece la causa, non è suscettibile di una decisione di questo tipo in forma semplificata. Quindi io credo che ci sia, diciamo, che pur non essendoci due tipi, chiaramente c'è una maggiore articolazione della stessa istanza. Così credo che oggi, purtroppo, sebbene in maniera stereotipata o sintetica, è forse ci vorrà una piccola motivazione per la decisione presa. Detto questo, allora quindi secondo me la competenza è di sia del Presidente per questa fase, cioè urgenza e astratta possibilità di decidere in Camera di Consiglio oppure di decidere oppure di mandarlo appunto a fissare l'udienza pubblica se esiste la prima condizione, che è l'urgenza, e poi c'è la competenza del collegio che in concreto verifica se questa causa può essere, come succede diciamo in tutte le camere di consiglio in sede cautelare, decide in concreto se esistono le condizioni o non esistono le condizioni per risolvere una certa controversia con una sentenza in forma semplificata. Ora io diciamo tutto ciò premesso, io veramente mi sono chiesta semplicemente che senso, cioè che effetto positivo o negativo possa conseguire una tale norma. Allora io voglio essere proprio molto pragmatica. Allora, nonostante sia nata veramente male, credo che
potrebbe avere un senso, potrebbe avere un senso però in un'altra situazione. Ora noi diciamo, non è che ci dobbiamo lamentare troppo, però è oggettivamente così, siamo in un momento in cui gli organici della giustizia amministrativa non sono coperti per circa il 35%, quindi oggi voler pensare a misure acceleratorie, cioè di immediato effetto, forse non è il momento. Però che cosa succede? Succede che come la 205 del 2000 ha consentito di poter emettere delle sentenze immediate in Camera di Consiglio, e queste sentenze immediate sono delle sentenze non solo diciamo di forma semplificata ma anche di contenuto semplificato, perché è l'unica sentenza in cui praticamente ci si può occupare di un solo soprattutto dopo l'adunanza plenaria, io insomma diciamo non condivido del tutto, ma è una sentenza in cui ci si può concentrare su un unico punto di diritto. Quindi questo comporta che una serie di cause, diciamo, un po' lontane dal tempo, possano comunque essere risolte in una maniera più veloce di quanto non lo potrebbero essere, non solo come tecnica di scrittura, ma anche proprio come sfera dell'esame del collegio, potrebbero essere risolte in maniera più celere e più celere e anche più semplice. Per altro verso però io credo che uno dei difetti di questo sistema, se è guardato sotto il profilo dei rimedi preventivi, è che probabilmente ci sarebbe stato bisogno di un termine dilatorio, voglio dire di un termine che impedisse ad esempio una cosa che potrebbe anche succedere, cioè che presentata la domanda di fissazione dell'udienza si presenta automaticamente insieme al ricorso anche l'istanza di prelievo, poi questo senza nessun frutto, però nella prospettiva di una futura di un futuro compenso al ritardo potrebbe anche essere la tentazione di avvocati magari diciamo che non gestiscono tanto bene il contenzioso davanti al giudice amministrativo. E il secondo dubbio che naturalmente sovviene è che se questa è l'istanza di prelievo e comunque non dà tempi certi, perché non dà tempi certi visto l'esame del presidente, la successiva verifica del collegio, io non credo che neanche questa formula superi i rilievi che ha sollevato la CEDU nella sentenza Olivieri contro Italia, in cui ha smentito, ha negato che appunto l'istanza di prelievo possa costituire un'effettiva azione acceleratoria e quindi un rimedio preventivo che precluda l'indennizzo dell'indennità di fronte a una lunghezza del processo irragionevole. Quindi io credo che diciamo, come sempre spesso quando ci incontriamo, che le speranze sono tante e il sistema è piuttosto confuso, quello che resta, ma io insomma diciamo vi invito a farlo, quello che resta è che comunque il grande impegno, perché di questo si è trattato forse insieme a un po' di fortuna, però questo è un altro fatto, il grande impegno dei giudici amministrativi porta dei risultati che sono evidenti, perché se ad esempio consultate lo EU Justice Scoreboard del 2016, alla voce tasso di smaltimento, del tasso di smaltimento noi siamo non solo gli unici che superano sempre il 150-200%, ma abbiamo risultati che in nessuna parte d'Europa ci sono. Questo vuol dire probabilmente che non è un fatto
positivo di sistema, è un fatto però positivo perché comunque la volontà e il sacrificio non sono mancati e hanno anche ottenuto dei discreti risultati rispetto a una decina d'anni fa.